Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come potete vedere su schermo, sono addirittura all'interno di un mio video su YouTube, ovviamente. Volevo approfittare per augurare a tutti quanti un felice e sereno anno nuovo, a tutti quelli che si sono iscritti, a quelli che poi ovviamente spero si potranno iscrivere in questo 2019, che comunque comincia da una buona base. Siamo arrivati a 700 iscritti, che per me è una cifra veramente grande, veramente enorme. Per quello che ho iniziato a fare all'interno di questo canale, per cui vi ringrazio tantissimo per la fiducia e soprattutto per le emozioni che mi avete potuto regalare grazie alle vostre iscrizioni, ai vostri commenti, anche alle live dove siamo stati partecipi, dove siamo stati insieme. E quindi per omaggiare questo 2018 e comunque per omaggiare anche il canale che ha compiuto il suo primo anno, il suo primo anno effettivo di attività. Ho deciso di raccogliere tutte le mie maggiori, tra virgolette, sculate per quanto riguarda Dissidia Opera Omnia. Dissidia Opera Omnia è stato uno dei gameplay che comunque mi sta accompagnando tuttora nel mio canale perché mi piace tantissimo portarlo. Fa parte del mondo di Final Fantasy, che è il mondo con il quale sono cresciuto. E quindi diciamo che è il minimo che potessi fare, appunto, è questa sorta di diciamo di copia e incolla di tutte quante le mie maggiori sculate, così da poter fare una sorta di selezione speciale per questo 2018. Purtroppo so già che ne mancheranno alcune, perché comunque alcune ex che ho trovato sono state trovate da dei pull che ho fatto praticamente off camera, perché comunque c'è stato un periodo in cui registravo e non mi usciva completamente niente, mentre invece quando facevo delle pull per conto mio o con dei ticket o con al massimo proprio 5K di gemme così accumulate con fatica e con sudore riuscivo a trovare tutto. Quindi quelle che potrete vedere qui sono quelle che appunto hanno chiuso l'anno, cioè l'hanno fatto cominciare e poi l'hanno chiuso, per cui direi di non perdere ulteriore tempo e con questo montaggio io vi auguro un felice e sereno anno nuovo. Volevo fare le ultime due pullate nella batch di Kane. Fortunatamente su Kane non devo cercare più nulla, per cui direi che possiamo andare anche su Tidus. Vediamo un po'. Nessun caricamento, niente di niente, orba azzurra sicuramente andrà male. Quindi 1, 2, 3 bronzi. 4, 5, 6, 7 argento, 8, 9, 10. L'EX di Tidus, non ci credo! Due EX nello stesso video! 5.000. Go. Attenzione! Addirittura orb dorata. Orb dorata. Orb dorata. Quattro. Cinque. Ma mi sa che sei. Sette. Otto. Diventa oro! Oro! La ex! Sì! L'abbiamo trovata! Incredibile! Grandissimo! Di Lightning, ovviamente, e anche la 35 di Lazzetta a questo punto, visto che visto che è definita comunque un personaggio debuffer nuovo. Vediamo. Oro. La ex! Non ci credo, la ex dal ticket! Dal ticket! Non ci credo! La EX dal ticket! A dir poco male. Facciamoci una multisummon. Vediamo come va la situazione con una multisummon. Download, orba azzurra, piccolo lag. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, cambia, 10, quindi una sola,
La EX di Tifa! Non ci credo! Un'altra EX! La EX di Tifa, prima multi! Mamma mia! Visto che comunque ne abbiamo la possibilità, otteniamo tutti i bronzini, argento, 2,15 CP che sinceramente non mi fanno assolutamente gola, ma sicuramente venderò per ottenere i cristalli, almeno ne ottengo un ricavo visto che ho dovuto portare a dia. Oh, attenzione! Vediamo. Oro. La ex! Non ci credo! Di nuovo! La ex dal ticket! Comunque, bando alle chiacchiere, bando alle ciance, facciamoci una multisummon, vediamo che cosa succede. Ecco, orba azzurra. Purtroppo i rate sono anche molto più bassi, perché comunque essendoci tre armi EX non potevano dare la garanzia del 5% di uscita dell'arma EX, infatti hanno abbassato la percentuale al 3,33%, addirittura 0,3%. Per quanto riguarda la fuoriuscita dai ticket, quindi diciamo che effettivamente è abbastanza pesante. Oh, però attenzione, cambio abbastanza repentino. Ti prego, diventa oro, diventa oro. L'arma EX! 2 addirittura! 2, doppia copia, Barz, grandissimo, Barz EX, costare un investimento di almeno altre 5.000 gemme. Spero di trovare veramente Onion a questo punto. Scusate, ma c'era un po' di pelucchio, ok, ma la orba azzurra, vediamo. Ok. Sì, Onion! Onion! Sì, Onion EX, grandissimo! Ultima multisummon, dopodiché i giochi si chiudono. Proviamo ancora una volta. Sempre un piccolo download, ma ormai download 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ti prego, dai, oro, 9, oro, adesso oro, 10, sì, la EX, sì, la EX, incredibile, all'ultima multisummon. All'ultima multisummon, ultima multisummon, ultima multisummon. Non ci posso credere. Screen, devo fare lo screen. Incredibile, non ci posso credere. E ci facciamo questa multisummon. Ho anche un po' paura, effettivamente. Bello questo download, mi è piaciuto. Però
Ho anche paura un pochino perché sono completamente senza Power Stone, quindi se tecnicamente dovessi trovare la EX di Claude non saprei come portarla al Limit Break, proprio non saprei come fare al momento, per cui dovrei aspettare e poi in futuro riuscire a portarla al Limit Break. Comunque, ci siamo, piccolo Dollod, Orba Azzurra, preghiamo. Ok, 6 argento, 7. Dai, cambia ora. Cambia 10 e 11, dammele oro. Sì, la ex di Firion. Ottimo. Ottimo, la ex di Firion. La ex di Firion. Va bene, va bene, va bene. Detto questo, ci siamo persi già in troppe chiacchiere. Ogni volta mi perdo in chiacchiere inutili. Io mi dispiace se vi annoio, ma a me piace parlare mentre faccio questi video. Quindi, 5.000 gemme, andiamo completamente a zero. È la prima volta che vado veramente a zero, senza remissioni di peccati. Quindi, facciamo yes. Niente download, niente di niente, quindi proprio zero totale, orba azzurra tra l'altra, quindi non voglio immaginare. Cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 8, 9, cambia, ti prego. 10, no. Un'altra ex di Firion! Buono! Buono, un'altra ex di Firion! Mamma mia, che culo! Andiamo con la prima multisummon. Vediamo cosa ci dà questa multisummon. Sono già dell'impressione che posso mettermi il cuore in pace sul Rinoa dove non trovo effettivamente niente, però la speranza è l'ultima a morire. Oh, buon cambio, abbastanza veloce. Tyr Vine, inutile. Sì, la ex! La ex! A prima multi! Grandissimi! Bene, a questo punto direi di fare anche l'ultima, dato che la possibilità ce l'abbiamo. La possibilità ce l'abbiamo. Facciamo l'ultima, così restiamo anche con 2000 gemme, che non è male, considerando il fatto che possiamo farmare ancora, possiamo farmare grazie al nuovo capitolo, quindi ci può stare, ci può stare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Madonna mia. 8, 9, cambia, ti prego. Ok, altra 15 di vivi. La ex di vivi! La ex di vivi! Quindi andiamo ancora avanti. Rimango con 3300 gemme, quindi non male, anzi 3600 se consideriamo il fatto che non ho fatto le daily ieri sera, quindi altre 300 le dovrò prendere successivamente. 1, 2, 3, 4, 5, ottimo, 6, 7, 8, 9, non c'entra niente. Sì, Alex! Sì! Quindi vediamo un pochino che cosa esce fuori. Prima multi, go. Orba azzurra, vabbè. Già, cominciamo bene. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mamma mia, 7, che brutta multi. 8, dai, cambia ora, veloce. Cambia ora, ti prego, dammene due. No, una sola. Che? Un'altra ex di vivi!
Non ci credo. Qui, prima multi gratuita, andiamo a vedere se riusciamo ad ottenere finalmente la X di Cloud, anche se non ci credo minimamente. Queste free multi all'80% sono delle trappole pazzesche, però mi va bene perché sono power stone gratuite, male che vada, quindi non mi faccio tutti questi problemi. Però se dovessi trovare la X di Cloud, la X di Cloud! Non ci credo! Ogni qualvolta registro mi va tutto storto. Mi va tutto storto, quindi. Oddio, mi sono spaventato. 15 CP di King. È pur sempre una oro, che ovviamente diventerà Power Stone, perché King per me non ha senso di essere potenziato. Non ho nessuno scopo. Alex col ticket! Che magari guardano le armi, cioè recuperare altre 5.000 gemme non ci vuole niente. Facciamo così, facciamo i rituali, facciamo i tocchiamo e clicchiamo qua sulla. Ho speso, diciamo che nel frattempo faccio anche qualche power in caso. Oh, bruttissimo, senza caricamento, senza niente, orb azzurra anche qui. Cambio a 7, 8, 9, 10. Ex! L'abbiamo trovata! La ex Gilgamesh! Grandissimo! Ci dà una mano, se il periodo natalizio ci dà una mano in queste multi summon, o comunque in queste summon in generale, anche attraverso ticket. Veramente un ottimo personaggio, Noel. Speravo di ottenere la X oggi con quelle 20k di gemme, purtroppo non è stato possibile. Eccola. Bene, questo era il mio montaggio di fine anno per celebrare appunto questo 2018. Spero che vi sia piaciuto, anche se alcune ex che purtroppo ho pullato mancano, dato che comunque le ho trovate in dei pool privati. Infatti è per questo che ci tenevo a farvele vedere e quindi innanzitutto vendiamoci questi due scarabocchi e poi ovviamente vi faccio vedere anche le ex che non vi ho mostrato in video, ovvero la ex di Wall, che praticamente ho preso tramite i token che ci hanno dato durante questa campagna invernale, così ho potuto completare tutta la build di Wall. Poi la ex di Selfie, che ho fatto un'altra multipull oltre a quella che ho fatto per il video, dove poi ho trovato effettivamente la ex. Poi la ex di Yuna, che invece ho trovato tramite i ticket delle Mastery. Trovo solo 3 ticket di quelli che avevo farmato, che volevo appunto spendere per ottenere la sua ex. Poi la ex di Ashe, che ho ottenuto tramite un'altra multisummon che non vi ho fatto vedere perché ho voluto provarla così al volo, mentre tra l'altro non potevo neanche registrare e ahimè mi è uscita anche questa ex. La ex di Vayne, che è stata una tra quelle che ho penato di più, dato che nei video, come ovviamente non li ho potuti mettere dato che non ho trovato nulla, non avevo trovato neanche la 35 addirittura. Quindi ho dovuto prenderla poi successivamente con i Red Token. Però fortunatamente sono riuscito a completare anche Vayne. La ex di Zac, che dopo il video pull che ho fatto sul mio canale, ho tentato una multi per conto mio mentre ero fuori a pranzo e praticamente ho trovato anche la sua ex. La ex di Sera, che
che non vi ho fatto vedere quando uscì il banner di Shiva. Ho tirato praticamente tre ticket, che erano quelli del completamento appunto del boss di Shiva, che erano in totale 5 se non erro, e mi è uscita la X, e quindi non ve l'ho fatta vedere. Poi tutte le altre ex di Kefka, che ho trovato tramite un'altra multi che avevo fatto fuori dalla registrazione di quelle che già avevo portato, e che mi hanno fatto trovare la ex. La ex di Kuja, che ho fatto, dove praticamente ho fatto un'altra multi al di fuori quelle che ho fatto vedere nei video, e mi è uscita la ex, quindi guardate quante ingiustizie. Ex di Palom, che mi è uscita completamente a caso, ho fatto una multi giusto per ottenere qualche power stone, in realtà il mio obiettivo era quello, e in realtà invece ho ottenuto due ex in una volta sola. E poi vabbè, tutte le altre ex ovviamente sono quelle che avevo già vecchie, e quindi non registravo, per cui non potevo portarvele. Quindi questo era il mio speciale di fine anno, spero che vi sia piaciuto, spero che possa piacervi. Tra l'altro, oggi che è Capodanno, tra l'altro 31, anzi la vigilia di Capodanno, alle ore 16 sul JAP si festeggerà l'anno nuovo, con addirittura un banner con triple X, tanta roba, veramente un macello. Io non so se... cioè, ovviamente non credo di poter registrare oggi, però nei prossimi giorni sicuramente usciranno questi video, e usciranno proprio per farvi vedere che cosa ho pullato e soprattutto tutte le novità che ci saranno all'interno del gioco, anche perché daranno cristalli, così potrò maxare finalmente i personaggi, e addirittura non so se effettivamente è stata confermata questa cosa, ma potrebbe uscire un nuovo vestito per Cloud, ovvero il vestito di Advent Children. Quindi chissà, se così fosse sicuramente glielo prenderò. Quindi già potete mettervi il cuore in pace, e prenderò assolutamente il vestito di Advent Children per Cloud. D'altronde me lo posso permettere, visto che ho vinto tante giocate a carte, per cui ci sta. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me in questo 2018, spero possiate restare con me anche per il prossimo 2019 e magari gli anni che verranno a venire, chissà, mai dire mai. Quindi grazie ancora e alla prossima.